Buonasera amici e amiche di Nova News 24 e Causal, Grande Fratello, per quello che sta succedendo. Andiamo con ordine. È costretto ad intervenire lo staff di Beatrice Luzzi per quello che è successo a Capodanno. Ha deciso addirittura di intervenire il suo staff proprio per placare le polemiche in merito ai recenti fatti di Capodanno che hanno visto platealmente più Gefini chiedere addirittura di escluderla dai festeggiamenti. Facciamola mangiare da sola in sauna, queste le parole. Ovviamente Alfonso Signorini non avrà digerito quello che è successo e sicuramente nella prossima puntata tirerà fuori l'argomento per placare la pur comunque superflua polemica che si è sollevata, perché poi le cose si sono sistemate da sole. Ci sono stati ovviamente quelli che stanno intorno a Beatrice Luzzi e il suo staff che sono stati proprio costretti ad intervenire e loro sostengono ovviamente la Luzzi, hanno chiaramente detto che non c'è nessun problema e che sono in contatto costante con lo staff del Grande Fratello. Infine lo staff ha tirato una frecciatina ai sedicenti amici di Luzzi che starebbero chiedendo agli autori di entrare in casa per aiutarla. Ci fanno sorridere ma sempre meno le campagne social dei sedicenti amici di Beatrice che chiedono di entrare nella casa per aiutarla. Queste persone giocano con le giuste emozioni del pubblico, strumentalizzandole per ottenere visibilità. Beatrice al Grande Fratello sta mostrando tutte le sue potenzialità per la sua esclusiva volontà, con la determinazione che la contraddistingue. Non ha bisogno di nessun intervento da parte di personaggi che mirano esclusivamente a una mezz'oretta davanti al pubblico di prima serata, che ovviamente coinvolge delle trasmissioni come il Grande Fratello, a discrezione degli autori. Amici di Nova News 24, lo staff è davvero molto molto arrabbiato per quello che sta succedendo, ha cercato di placare ovviamente gli animi intervenendo in maniera davvero diretta e decisa. E diteci amici di Nova News 24 qual è il vostro parere, qual è la vostra opinione e soprattutto se avete seguito le dinamiche, qual è secondo voi la situazione che si sta delineando nella casa. Se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.